Il Consiglio Comunale di Corato ha approvato con 16 voti favorevoli e 2 contrari il bilancio di previsione 2022-2024. Il sindaco Corrado De Benedittis incassa la fiducia dell'intera maggioranza sul più importante documento di programmazione della sua amministrazione. È un bilancio che investe risorse sui lavori pubblici per la riqualificazione della città in relazione anche alle manutenzioni ordinarie. Tutto ciò di cui la città ha bisogno, dalla riparazione dei marciapiedi al verde pubblico, alla pubblica illuminazione e quant'altro, investe sul versante delle politiche culturali su cui già nella passata annualità abbiamo messo poste importanti, investe sul versante delle politiche sociali. Il voto contrario al bilancio arriva da Vito e Michele Bovino, gli unici 2 rappresentanti delle opposizioni presenti in aula. Non mi sta convincendo nulla, c'è tutta una situazione di incertezza ed una situazione di incapacità amministrativa che volta per volta viene acclarata, non ultimo l'adesione al patto territoriale. Ho chiesto esplicitamente se ci fosse una situazione compromettente per quanto riguarda la situazione patrimoniale, economica, mi è stato detto di no. Tra l'altro tutti gli atti che ci hanno fornito per lo studio e per l'approvazione del suddetto punto sono completamente sbagliati, motivo per il quale hanno chiesto una sospensione. Ancora una volta l'incapacità di questa classe amministrativa, dilettante allo sbaraglio, emerge nella sua totalità. Per quanto riguarda invece il bilancio di previsione, numeri frutto di un copia e incolla rispetto all'esercizio precedente, dove è assente tutta la parte riguardante la progettualità. Questa amministrazione non sa ancora cosa vuole fare e dove mettere le mani. Superato lo scoglio del bilancio di previsione, De Benedittis può guardare con maggiore fiducia al futuro. Le fibrillazioni interne al Partito Democratico e la posizione talvolta critica della consigliere Nadia D'Introno non intaccano la stabilità della maggioranza. La maggioranza è compatta e sinergica. C'è nell'ambito del Partito Democratico una espressione, diciamo, che esprime punti di vista critici, ma il Partito Democratico dichiara di essere saldamente in maggioranza, noi ne prendiamo atto con fiducia, serenità e spirito di collaborazione.